Buonasera amici dell'Olimpia Milano, buonasera da Sandro Pugliese e coach Dan Peterson. Inizia la stagione della Serie A 2017-2018. Lo facciamo alla Palaradi di Cremona, dove l'Empolio Armani esordisce nel derby lombardo contro la Vanoli Cremona. Cusine Sims al salto a due e una buonasera a coach Dan Peterson e bentornato. Ciao Sandro, amici sportivi, sì, buonasera a tutti, buona apertura, anche se Milano ha già giocato la Supercoppa, due vittorie, hanno vinto la Supercoppa con due buone vittorie, soprattutto contro Venezia, campione d'Italia. Il primo trofeo l'abbiamo portato a casa, mentre il primo tiro del 2017 è quello di Vlado Mizov, sbagliato dall'arco dei 6,75 metri. Emporio Armani che si presenta in una veste completamente nuova e coach con Simone Pianigiani in panchina. Well, yeah, Pianigiani, il grande aggiunto quest'estate, allenatore super vincente d'Italia, 6 stagioni con Siena, 6 scudetti più 2 Final Four di Eurolega, ex coach del Nazionale. Buon tiro, buon canestro. Arriva il primo canestro dell'Emporio Armani, firmato da Vlado Mizov, con il jump dalla media distanza e il primo canestro della stagione biancorossa per un giocatore che l'anno scorso vestiva la maglia del Galatasaray e proprio con i turchi aveva giocato la sua miglior partita di Eurolega. Dall'altra parte Sims, ex NBA, subito a firmare il primo canestro dell'anno per la formazione del coach della nazionale Meo Sacchetti. Neo allenatore della nazionale Meo Sacchetti, ex allenatore della nazionale Simone Pianigiani, due crack come allenatore. Anche Meo Sacchetti ha lo scudetto bacheca. Qui un fallo in azione, rimessa laterale. Sì, Pianigiani porta dentro la sua esperienza, il Drake Diner inquadrato, il suo carisma, la sua conoscenza del basket internazionale. L'ha nato anche a Hapoel Gerusalemme, ha vinto lo scudetto di Israele quest'anno, quindi nessuno può dirmi niente su Pianigiani, un veramente eccezionale. Mizov ancora in avvicinamento, questa volta sbaglia da vicino, ma arriva il fallo sanzionato al numero 1 cremonese Kelvin Martin e così l'Olimpia potrà usufruire ancora di un possesso con Mizov in lunetta con 2 tiri liberi, una delle tantissime novità del roster biancorosso. Coach, un roster che vuole tornare sul trono d'Italia. Buonissima idea, un roster che a me piace. Poi Mizov, non parlarmi di Mizov, l'anno che sono tornato all'Anar Larmani 10-2-11, lui a Cantù ci hanno messo fuori nel semifinale 3-1 e per me l'MVP del Cantù era questo ragazzo qua, Vladimir Mizov, non perché ha fatto 30 punti, ma per come ha giocato, difesa, rimbalzi, tiri nei momenti cruciali, ha veramente stato un giocatore per loro, soprattutto in gara 4 dove ci hanno eliminato qui a Milano, veramente eccezionale, quindi un giocatore positivo, solido. Tutti i suoi 4 punti dei biancorossi in questo inizio di partita. Dall'altra parte Travis Diner prova ad accendersi, è tornato a giocare a pallacanestro dopo un anno di stop in coppia con il cugino Drake e soprattutto allenati da Meo Sacchetti come ai tempi di Sassari. Nuovo possesso per i biancorossi, Gaudlock prova ad accendersi, la virata nel cuore dell'area, il tiro è corto per quello che è il giocatore sicuramente di maggior talento del roster dell'Emporio Armani in questa stagione. Ancora Travis Diner per Drake Diner che lavora molto lontano dal canestro, arriva il blocco di Sims, attacca Drake Diner, la riapertura per Travis Diner, sotto per Sims, poi in un modo o nell'altro arriva il canestro. È una cosa che non vediamo mai, ormai una deviazione e danno il canestro a Sims più vicino, forse ha toccato la palla, ma ovviamente è stata una palla schizzata che è finita dentro e 2 punti. 4 pari dopo 3 minuti di partita al Palaradi di Cremona. Gaudlock ancora in isolamento in 1 contro 1, tiro cadendo all'indietro, l'errore, il rimbalzo di Drake Diner che riapre subito per il suo playmaker. Dall'altra parte Martin, il jump in mezzo all'area ed è 6-4 Cremona. Yeah, molto bene. E Diner, Travis Diner, playmaker, ha una grandissima visione di gioco, vede tutto il campo e soprattutto il passaggio lungo campo, occhio a questo.
quintetto da 5 americani per Cremona, anche se Travis Diner, lo ricordiamo, è italiano in tutto e per tutto, visto che ha giocato con la nazionale agli europei. È arrivato il canestro di Jordan Theodore, peraltro europei, con Simone Pianigiani in panchina. Esattamente, quindi Pianigiani conosce Diner perfettamente. Il pallone di nuovo per Cremona, siamo in perfetta parità sul 6 pari. Sims contro Cusì, la penetrazione del lungo americano, bravo in questo caso in Baie a sporcare il molto pallone bravo, che ballava sul ferro, e a recuperare il rimbalzo togliendo 2 punti alla formazione di casa. Adesso il post ancora di Mitzov, si gira contro Diner, la forzatura del giocatore serbo. Già dall'altra parte Cremona corre, Drake Diner appoggia al tabellone, nuovo vantaggio Vanoli. Molto bello il contropiede di loro, ha preso l'ala che tagliava dentro, un proprio passaggio senza dover palleggiare. Hai ragione, forzatura di Mitzov che non è da lui. Ancora doppio picchero l'alto con Mizzo, va a lavorare da numero 4, Theodore fino in fondo, la specialità della casa, ma non vale il canestro, no. Il fallo è prima sul palleggio. Però lui ha battuto l'uomo ha speso il fallo, ovviamente quest'anno devono stare molto attenti a come fanno il fallo, diciamo, intenzionale, uso un termine così, ok? E quindi se non fai un tentativo veramente per averla, per toccare la palla, deviare la palla, rubare la palla, qualcosa, occhio. E il rischio di antisportivo, come diceva il coach, è altissimo, e attenzione poi al fatto che dopo 2 antisportivi si viene automaticamente espulsi. Nel frattempo il primo canestro della Serie A di Drew Goodluck. Yeah, lui veramente è un attaccante, Goodluck. Ok, lui vuole la palla, vuole tirare, non è timido per niente, non è un affamato, cioè nel senso che tira sempre lui, giocatore di squadra, ma attaccanti, terminale come si dice in italiano. Il pallone di nuovo per Sims, il jump dalla media, il fallo arriva per dare il pallone di nuovo a Cremona, anzi no, è solo stoppata di Cusini, il pallone che è uscito, quindi ancora rimessa dal fondo per la formazione di casa, che ha inserito tra le sue file in campo anche Marco Portanese. E arriva intanto il canestro della Vanoli con Drake Diner. Travis Diner, vedi Drake Diner, passaggio velocissimo, lungo all'uomo libero, canestro, tiro velocissimo, grande esecuzione di Cremona, dei cugini Diner, super azione. Il post di Mitzov, adesso vuole sfruttare il mismatch contro Portanese, lo attacca, prende la linea di fondo e poi arriva l'infrazione di passi. Anche qui la regola è cambiata, c'è una situazione particolare perché i giocatori devono comunque aver chiaro che non è che adesso possono fare tutto quello che vogliono, no. Alcune regole sul perno comunque rimangono, lo vediamo qui, l'arresto rovescio c'è stato, ma poi sì, è cambiato il piede perno e questo non si può fare. Non si può, ma neanche con il vecchio regolamento, piede perno rimane piede perno. In puoi questo fare caso 100 passi con l'altro, ma non nessun passo con il piede in attaccato. In questo caso il piede perno con l'arresto da fermo rimane assolutamente uguale, l'unica situazione dove si può mutare il piede perno è quando c'è un arresto in corsa, quindi in una situazione di transizione, di contropiede, certo, ma non assolutamente in una situazione di gioco fermo. Nel frattempo Cremona perde il pallone, 11-8 il punteggio quando abbiamo scollinato la prima metà del primo periodo del match. Goodluck contro Diner, poi il jump dalla media di Cusin, questi canestri li conosce bene per le stagioni giocate a Cremona, ma il tiro arriva corto. Allora Drake Diner di nuovo in maglia Vanoli a servire Marco Portanese, grande occasione per lui dopo tanti anni di Serie A 2. Sbaglia Sims, rimbalzo Theodore. Yeah, vedo che anche Drake Diner prende tanti rimbalzi, che è un ottimo rimbalzista. Theodore apre magicamente la palla per il tiro da 3 punti di Vlado, di Deris Bertans, e così Milano pareggia e Theodore già playmaker in tutto e per tutto della squadra. Lui mi ha fatto un'ottima impressione nella Supercoppa, veramente prima serata playmaker, seconda serata goleador, ma alla grande. Con 29 punti si è laureato MVP della Supercoppa vinta proprio dall'Emporio Armani Milano. Nel frattempo Harry Sims, Andrea Lunetta con 2 tiri liberi proprio per effetto del fallo che rivedete in questo momento nel replay. Per quel che riguarda invece Theodore in precedenza, è ovvio che le sue penetrazioni sono uno spauracchio decisamente per le difese avversarie. Se lui riesce
anche a trovare il compagno libero, yeah, è tutto più facile. Ma lui è molto intelligente, perché mi piace lui, perché qui Johnson Odom, ex Cantù, in campo per Cremona, perché la seconda serata Gudelock aveva la febbre, quindi non era più terminale, lui disse tocca a me, quindi buona intelligenza cestistica. E la cosa di Theodore, che lui ha ottimo primo passo e non rallenta dopo, anche accelerazione dopo, e quell'ultimo passo brucia l'uomo in entrata. Le sue entrate sono, eccolo qua, il quadrato di schiena, di spalla, il numero 25, veramente fulminante. E nel frattempo l'esordio in Serie A anche di Giampaolo Ricci, anche per lui tanti anni in Serie A 2 con la maglia di Casal Busterlengo e Piacenza, e adesso la grande occasione in Serie A. Ricci e Portanese erano giocatori che Cremona aveva firmato quando la retrocessione in Serie A 2 era effettiva, poi il fallimento di Caserta e il ripescaggio. Nel frattempo il piede sulla linea, yeah, laterale di Amat Mbaye. Su tutti i metri, quasi tutti i metri, piede indietro per organizzarsi, eccolo qua, e sulla linea, per me sono passi comunque in ogni caso. Ritorna in Serie A anche Michele Ruzier dopo l'esperienza al Fortitudo Bologna, lui che è cresciuto nel vivaio della Reyer Venezia. Johnson Odom in cabina di regia, ancora il pallone proprio per Ruzier, l'infrazione di piede di Theodore, nuovi 14 secondi per Cremona, e Sacchetti che prova già ad allungare un po' le rotazioni. Meo Sacchetti, grande allenatore, ha fatto il mini slam lì a paio di anni fa con Sassari, Supercoppa, Coppa Italia, Scudetto. Da tre punti Ruzieri, il tiro è cortissimo, il rimbalzo in due tempi proprio di Gaudlock, che lavora contro Portanese e lo pressa a tutto campo il numero 11 di Cremona, e poi può ripartire ancora il palleggio di Gaudlock, l'aiuto di Ricci, c'è spazio in aria per Gudaitis che non riceve. Altra novità molto interessante della stagione milanese, Arturas Gudaitis, ma rimaniamo in cronaca diretta con il pallone nelle mani di Milborn. Portanese, ribaltamento di Ricci nelle mani di Johnson Odom, il mancino ex Sassari va a firmare la tripla con fallo per provare a scappare via, 17-14. Sì, grave errore, fallo in difesa, mai cercare di stoppare chi tira in sospensione, mai. Alza la mano, ma non saltare e non stoppare. In più, da Iris Bertans, che è tiratore, dovrebbe a maggior ragione capire che un giocatore come Jenson Odom, appena c'è una virgola fuori posto, il contatto lo fa vedere, e non di poco. Ma qui però sbaglia il libro. Milano paga solamente con 3 punti. 16-11 il punteggio per la Vanoli Cremona, che adesso può attaccare con Milano con Gaudlock. Riapertura nell'angolo per Dairis Bertans, adesso lavora ancora Theodore Ricci, gli ruba il pallone ma arriva il fallo, se ne accusa subito il numero 8 cremonese. Situazione un po' particolare anche dell'Olimpia, coach, a livello di curiosità Dairis Bertans, fratello di Davis che gioca in NBA e non convocato questa sera nell'infinita rotazione biancorossa, Zoran Dragic, fratello di Goran che gioca nell'NBA. Esatto, tutti e due fratelli NBA, ma questi sono due validissimi giocatori, ok? Quindi Bertans era un po' presa l'ultimo istante e dice beh, chissà quanto vale, ma uno che gioca, e tu hai citato Gudaitis, veramente un giocatore positivo, punti, rimbalzi, esperienza. Un dato invece che non è positivo, coach, questo che è appena arrivato in grafica, 5 palle perse a 0, yeah, per l'Olimpia Milano. Certamente Simone Pianigiani sarà molto preoccupato, lui vede le statistiche, dopo un quarto dirà way, troppi regali, la differenza 5 palle perse, siamo sotto nel punteggio, non va. Johnson Odom invece qui tira storto per cercare di procurare un altro contatto sul tiro, ma senza successo. Theodore di nuovo, la riapertura per Mbaye, la penetrazione dell'ex brindisino, ancora un fallo sul tentativo di rubare, yeah, il pallone, in questo caso un po' meno visibile rispetto a prima, e c'è tanto cuoio in quella palla rubata di Johnson, yeah, Odom. Esatto. Fallo però sanzionato a Ricci. Esatto, Ricci ha messo la spalla contro il corpo di Mbaye, e qualche forzatura di entrata di Milano e di passaggio, e non è da loro, perché quest'anno abbiamo visto giocare con grandissimo movimento di palla, pochissime forzature, quindi meno palle perse.
Emeje sbaglia il primo tiro libero, giocatore arrivato dopo l'esperienza alla Enel Brindisi, praticamente già firmato nel mese di aprile quando stava finendo la regular season. 1-2 per Mbaye e ancora una rotazione per Sacchetti. È il momento di Giulio Gazzotti, che ritorna a Cremona ed entra al posto proprio di Giampaolo Ricci. Voilà, una cosa che Cremona fa giocare tanti ragazzi italiani, ok, e rendono. Gazzotti, proprio il pallone adesso nelle mani di Johnson Odom contro Bertans, l'uno contro uno del playmaker che abbiamo visto anche con la maglia di Cantù. Palleggio, arresto e tiro di Gazzotti, il ferro gli dice di no, rimbalzo il primo di Arturas Gudaitis, e allora di nuovo Theodor con il palleggio aperto proprio per il lituano che va fino in fondo a subire il fallo di Gazzotti. Andrea Lunetta con due tiri liberi. Sandra, ti apro un discorso sulla questione dei giocatori. L'anno scorso sarebbe stato i passi questo qui. Sì. E i giocatori stranieri, italiani, eccetera. Allora, tutti, molti, si lamentano. I ragazzi italiani troppo protetti dalla regola, non hanno motivazione. Okay. Io torno al mio primo anno in Italia, 73-74. 10 giocatori in squadra, dentro il primo libro. Un solo giocatore straniero, 9 italiani. Per forza doveva giocare l'Italia, non c'era protezionismo, o giochi o stai in panchina. Questo è protezionismo, non protezionismo, ok? Quindi, e la gente, io ti faccio una domanda: Pierluigi Marzorati fosse cresciuto non ai tempi, non nato nel 52, nato nel, non so, 99, ok, sarebbe diventato Marzorati in questo contesto? Non lo so. E sarebbe davvero avere una controprova, chissà che un giorno ci possa essere. In ogni caso, torniamo adesso con l'Olimpia meno 2. Ruzierra attacca, va fino in fondo nell'angolo, la riapertura per Gazzotti, poi Portannese deve tirare lo scadere dei 24. Wow. E Ruzier poi va a prendere il rimbalzo a Teodoro Sims dalla media a realizzare eccellente lavoro di squadra. Il 18-14 quando siamo ampiamente entrati nell'ultimo minuto del primo periodo. Teodor a lavorare in cabina di regia, il blocco alto di Gudaitis, chiude il palleggio Teodor e ne viene fuori proprio con l'aiuto del lituano, dai e vai dei più banali nell'angolo Mbaye, ma il tiro da tre punti, anche se entra, non vale perché Teodor ha messo il piede fuori. Yeah. Si scusa dell'errore, ma qui siamo alla sesta palla persa. E tutto è iniziato, hai detto tu, ha fermato il palleggio anziché tenere il palleggio aperto, Jordan Theodore, e non doveva farlo, lo sa benissimo, infatti toccato il petto per dire colpa mia, sa benissimo l'errore che ha fatto. Esordio stagionale per Avodou Abbas, è entrato in quest'ultima azione al posto di Dairis Bertans per dare anche difesa. Cremona può andare quasi fino alla fine del tempo, ma Milano poi avrà qualche secondo al termine dei 24. Il pallone nell'angolo per Johnson Odom, la penetrazione fa saltare Gudaitis e poi scadono però i 24 secondi di Cremona e l'Olimpia avrà 4 secondi e 17. Non solamente una buona difesa, ma buona difesa su tiro da 3 sulla linea, molto ben fatta da Milano. Travis Diner a tutto campo, la pressione su Teodor, c'è anche Abbas che può ricevere il pallone, vediamo a chi la passerà Mizov, qualche difficoltà, poi alla fine Mbaye a tutto campo per Mizov da metà campo, il tiro è corto del serbo, finisce qui il primo quarto, 18-14 per Lavanoli Cremona. Secondo periodo di gioco, più 4 per Lavanoli Cremona in un primo periodo in cui l'Olimpia è stata ancora un po' opaca, coach. Well, attacca non ha funzionato, solo 14 punti, 6 palle perse e udite udite, 0 rimbalzi in attacco, che vuol dire che la selezione dei tiri, adesso meno 6, Craig Diner, un killer Craig Diner. 20-14 il punteggio in favore della formazione di casa che gestisce bene per ora questa partita al Palaradi. Teodor, la riapertura per Gudaitis, di nuovo la palla per l'ex playmaker del Banvit. Mizov contro Portannese che li mette il fisico, bella riapertura nell'angolo per Bertans, per lui è troppo facile segnare questo canestro. Hai visto Mizov, una piccola cosa, aggressiva la difesa, si è abbassato lui, molto bravo, e un po' spostato il difensore con la spalla, esperienza.
Bertans fa sempre canestro quando ha un po' di spazio dall'arco dei 6,75. Melbourne arriva in apertura per Travis Diner, tiene il palleggio aperto, ancora Sims prova ad attaccare Gudaitis, il jump dai 5 metri, questa volta l'errore. Nel frattempo è entrato in campo anche Corey Jefferson per l'Emporio Armani, anche per lui un passato NBA come Harry Sims. Adesso attacca ancora Mizov, il jump nel cuore dell'area, Vladimir Mizov, 20-19. Wow, Mizov è un giocatore che non noti perché fa tutto in una maniera liscia, semplice, facile, cioè tutto composto, ormai è una cosa spettacolare. 6 punti per lui in questo inizio di prima partita della stagione per l'Olimpia Milano, mentre va ad accomodarsi in panchina Dairis Bertans per effetto del secondo fallo, rientra Gaudlock, dall'altra parte in panca invece Marco Portannese con il rientro sul parquet di Kelvin Martin. E adesso in cabina di regia Travis Diner tiene il palleggio aperto, il fallo di Jefferson uscito in modo maldestro sullo show del pick and roll. Bertans è uscito adesso, ma posso dire che qui eccolo inquadrato, fa fallo. Sono molto, apprezzo molto il gioco di Bertans, molto solido. Sims ancora per Travis Diner, vuole andare fino in fondo, la riapertura per Melbourne, la buona difesa in questo caso di Jefferson, l'errore al tiro del giocatore classe 1987 di Cremona. E allora Gaudlock, subito arriva il blocco di Gudaitis, la riapertura, Jefferson prende, spara da 3 punti, tiro storto, rimbalzo di Cremona che è già dall'altra parte con 1 punto di vantaggio. Travis Diner, Piccarol centrale con Sims, prende il tiro, l'errore, e poi bravo a prendere il rimbalzo e a servire Sims che sbaglia clamorosamente la schiacciata. Terribile, mette la palla dentro, dico ai tutti schiacciatori. Cinciarini, la riapertura per Gudaitis sotto canestro, ancora un errore, però arriva il canestro buono di Gudaitis, mi sembra, perché un giocatore di Cremona ha toccato la retina. Vediamo se il replay ci torna utile. Nel frattempo qui rivediamo da un'altra angolatura l'errore di Sims, clamoroso coach. Voleva mettere la palla indietro e poi venire avanti, tipo lascia, come dice la tomahawk, ok, è uno sbaglio, mette la palla dentro. Pascolo ancora inattivo, nel senso che non può giocare, che è una piccola perdita, non piccola, una grande perdita per Milano. Tu sai, Sandro, che l'anno scorso, a chi ho dato l'MVP della squadra l'anno scorso? Me lo Davide ricordo bene. Pascolo, per rendimento l'anno scorso. Veramente la grande luce della squadra l'anno scorso, fra tanto buio, Davide Pascolo. Ecco qui adesso con il time out Sacchetti a parlare con la sua squadra, come ovviamente Pianigiani sta facendo con l'Olimpia Milano in divisa bianca, in questo caso in trasferta, perché è la squadra di casa che sceglie il colore predominante e in questo caso la Vanoli vuole giocare con il suo azzurro. Si rialza l'Olimpia, Pianigiani con Capitan Cinciarini, una coppia che dovrà riportare, come non dobbiamo neanche nasconderci, lo scudetto a Milano. L'obiettivo è chiaro, è questo qui, hanno dichiarato a tutti, puntiamo a questo. È chiaro che vogliono fare anche grande figura in Eurolega. Hanno già vinto la Supercoppa, quando arriva la Coppa Italia giocheranno quello lì. Ma l'obiettivo principale adesso qui è Giorgio Armani inquadrato in prima fila a palla di Cremona. Pressing di Cincia! Al fianco dell'Olimpia anche in trasferta il patron Giorgio Armani, che ha letteralmente prima salvato e poi riportato in auge grande l'Olimpia Milano. Nel frattempo arriva il fallo di Gaudlock dopo il rimbalzo, Olimpia che con un 7-0 di parziale si trova sul +1. +1 adesso è ovviamente Cremona, che dimostrate di essere una squadra solida con diverse proprio cartucce nel loro six shooter, ok, loro sono capaci di fare tutto. Poi Johnson Olof, mister punti in fretta. Travis Diner contro Mizov, lo vuole attaccare, lo scarico nell'angolo per Melbourne da 3 punti. Un altro mancino per Cremona che è anche Darius Johnson Olof. E qui l'ultima cosa che doveva fare Milano era lasciare libero qualcuno da 3, l'hanno fatto e hanno pagato. Il pallone in punta per Mizov che va fino in fondo, subisce il fallo e dunque
terzo fallo di Kevin Martin, penso che Sacchetti debba correre ai ripari, infatti lo vediamo andare in panchina. E Mitsov ha fatto vedere, allungando le braccia, dice: arbitro, vedi che mi ha trattenuto le braccia. L'arbitro l'ha visto, anche l'avrebbe visto lo stesso, però tanto per non sbagliare, Mitsov, esperienza. Il pallone per Milano con Cinciarini, la penetrazione del playmaker della nazionale, l'errore Gudaiti sul rimbalzo, lo recupera poi il fallo di Sims. E a proposito di rimbalzi offensivi, con Gudaiti qualcosa in più arriva. Gudaiti è qui, guarda la posizione, tocca la palla, prende la seconda volta, va su senza una finta e quindi ovviamente cerca di stoppare, fallo. Gudaiti è come Bertans. Questo è un giocatore che non noti cosa ha fatto lui alla fine, perde 5 punti, 5 rimbalzi, alla fine 15 punti, 15 rimbalzi, tanto per dire. È un giocatore, li chiamo questi invisibili, ok? Cioè proprio fanno tutto come Renzo Barriviera quando giocava per me. Cioè Barriviera ha fatto una partita normale, invece ha fatto una partita strepitosa. Sono giocatori che non si fanno notare ma fanno tante cose concrete e ha interessanti margini di crescita, coach, perché è classe 1993, mamma mia. Quindi io penso qui è una grandissima promessa fondamentale. Guarda il tiro libero, tutto tecnicamente pulito dal lituano in tutto e per tutto. Due punti per Arturo Gudaitis che fanno il paio con quelli realizzati in precedenza, sei in totale per il giocatore lituano. La palla dentro sporcata da Cinciarini che la recupera. Milano prova a correre, 23 pari il punteggio al Palaradi. Riapertura per Gaudloch, il blocco alto di Gudaitis, ancora l'ex giocatore del Maccabi Tel Aviv in uno contro uno, prova a fare impazzire letteralmente Ricci, lo fa saltare, lo scarico per Jefferson con tanto spazio, tiro lungo, ma c'è Arturas Gudaitis, 8 per lui. Non so se questo è un rimbalzo o no, che non è neanche toccato il ferro. Comunque ha preso la palla e ha fatto, li chiamiamo un assist, ok? Assist non voluto, però presente per il rimbalzo, è molto bravo. Ricci prova a prendersi anche lui il tiro da tre, scorto, ma prende il rimbalzo. Portannese nell'angolo, spara anche lui, anche per lui è un errore. E allora di nuovo il pallone per Gallo. Ho detto prima, ma Cinciarini che ha fatto un flottaggio, poi ha rubato la palla. Terzo fallo di Ricci, nel frattempo coach su Gudaitis. Yeah. Cinciarini è uno dei più bravi in Serie A a far flottaggi e recupero. Cioè, veramente ha un senso di posizione in difesa, ha veramente di grande esperienza di aiutare o flottare, raddoppiare, intercettare, deviare. Lui in questo è veramente bravo. E allora rientra Sims per Cremona proprio per effetto del terzo fallo di Giampaolo Ricci, rimessa dal lato per Capitan Cinciarini che va a servire subito Gaudloch, il pick and roll centrale non sfruttato, arriva il fallo di Portannese e adesso la difesa di Cremona sta facendo un po' fatica. Portannese era troppo eretto, Gaudloch si è piegato, tutta la differenza nel mondo. Eccolo qui la gamba destra del numero 0 biancorosso contro quella sinistra di Portannese, è arrivato il fallo che porta Cremona ad esaurire il bonus, dunque dal prossimo fallo saranno due tiri liberi sempre per l'Emporio Armani. Nel frattempo Gaudloch da tre, non si muove quasi neanche la retina, mamma mia. Olimpia che trova il vantaggio, dunque anzi allunga nel vantaggio perché si trova 28-23 col quinto punto del suo numero 0. Drake Diner nell'angolo per Milburn, il tiro questa volta è fuori misura, rimbalzo Mitsov, Milano corre con Cinciarini, già dall'altra parte Gaudloch, uno contro uno dell'Agent Zero milanese che poi trova in qualche modo Abbas, di nuovo il blocco di Jefferson, Milano con Gaudloch, palleggio, arresto e tiro, alza la parabola, quasi fin troppo facile, sì, la palla di Cremona. Doveva, a mio avviso, sfruttare il tabellone, che okay? Era lì, posizione perfetta, lui è un grande tiratore, grande attaccante, infatti lui ha messo la mano sulla propria testa a dire: cosa hai fatto? Dovevi fare, lui, lo sa lui. Eh sì, mi sembrava proprio che fosse un'autocritica questo caso. L'occhio diceva che si riferiva a lui. 14
14-2 di parziale per l'Olimpia in questo secondo periodo, con Milano che prova a scappare via il pallone per Drake Diner. La riapertura per Milbourne che va fino in fondo a realizzare col fallo. La grafica prima era sbagliata perché Milbourne aveva segnato da 3. Facevano 3, adesso quinto punto di Milbourne, unico giocatore che ha realizzato per Cremona in questo secondo periodo. Milbourne, hai detto tu, mancino, difficile, uno, guarda il fisico, longe linea, braccia lunga, mani grandi, proprio un giocatore che dà fastidio a Bass, ha fatto fatica a stare con lui. E assegno anche il libero supplementare per Milano, è giusto, 14 punti nel secondo periodo. Per Milbourne Cremona 6. Sì, avevano 18, adesso ne ha 25. Il pallone per Cincerini, Mitzov, ancora il pick and roll centrale con Jefferson che poi rolla velocemente, viene servito Cincerini, Milano vuole lavorare nel cuore dell'area proprio con Corey Jefferson, ancora però tiro completamente fuori misura, Portannese fino in fondo ad appoggiare, a segno per Cremona che rimane lì a un passo dall'Olimpia, o meglio per la precisione pari all'Olimpia, quota 28. Time out per Pianeggiani. Pianeggiani non molto felice adesso, qui un tiro molto azzardato da parte proprio di Jefferson, che doveva fare un altro giro sul piede perno e tirare con mano destra, invece ha fatto una forzatura, pagato caro con contropiede in faccia e costringendo a Simone Pianeggiani a firmare. Simone Pianeggiani chiama time out come a me piace vedere, proprio non li spreca mai, li chiama con l'altra squadra, fa qualcosa, un piccolo break, boom, ferma l'emorragia subito, ferma il momento magico dell'altra squadra. Veramente questa è la mia idea di come utilizzare i time out, non devo dare una geniata, no, niente di questo. Lui dice devo fermare l'altra squadra e lo fa. Eccolo qui la panchina di Milano, si intravedono Cancellieri e Fioretti, confermati assistenti di Simone Pianeggiani. C'è anche il ritorno di Marco Esposito, coach che era stato all'Olimpia negli anni precedenti e che era stato anche con te, coach, quando giovanissimo dava una mano a Mario Fioretti. Eccolo lì spuntare dietro la testa di Pianeggiani. Esatto, l'anno che c'ero io, 2010-2011, lui era il settore giovanile, ragazzo da Brindisi, tornata a prendersi, ci ha lasciato per 3 anni, ok? Poi è tornata da noi, contenti di averlo. Ho visto anche il Armani Junior Camp, dove c'eri tu, grandissimo con il gruppo avanzato, veramente insegna molto bene. Eccolo qui Jordan Theodor, tornato sul parquet a gestire la cabina di regia biancorossa. Gaudlock ancora Portannese con tanta intensità per difendere il numero 0 biancorosso, che lo fa letteralmente impazzire. Che canestro con il tabellone. Tabellone, e lui ha imparato dall'altro tiro sbagliato. Lì c'è il tabellone, rettangolino, appoggio, vedrai che va bene. Bravissimo lui in traffico. Poi Godolac mi piace, non contesta mai gli arbitri, o almeno poche volte, ok? Molto freddo, molto sereno, molto composto. Ruzier invece in cabina di regia per Sacchetti a gestire l'uscita dei blocchi da parte di Johnson Odom, che prova ad attaccare, poi la palla in post per Sims, uno contro uno su Gudaitis, l'attacco dell'americano col gancio di mano destra, bei 2 punti per Harry Sims. Molto ben fatto, semigancio, veloce, tecnico, e Gudaitis ha fatto un buon lavoro, ma questo è stato un bel canestro. Theodor per Gaudlock di nuovo col blocco di Gudaitis, di nuovo si ritorna da Theodor con Portannese che lo vuole forzare a sinistra, alza la parabola, Theodor sbaglia, Gudaitis ancora rimbalzo offensivo, alla calamita nelle mani questo ragazzo. Sì, 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 ha sbagliato la correzione, infatti lui è dispiaciuto per questo qui, vediamo qui, ovviamente c'era fallo lì e poi fallo qua, è dispiaciuto per aver sbagliato, però presente Gudaitis per ogni singola cosa sotto canestro, uno che a casa sua nella mischia, mi piace molto.
Due tiri liberi ancora per il giocatore lituano con il numero 77, arrivato a settembre all'Olimpia, ma non tanto perché la Lituania, la sua Lituania, ha giocato gli europei, ma proprio perché è arrivato a settembre a livello contrattuale ed è in questo momento sicuramente una grande presa, coach, anche perché già in Supercoppa ha fatto il suo. Assolutamente, un giocatore 6 su 6 liberi, tra l'altro per un pivot, mi permetto. Sì, assolutamente. È un giocatore che definisco positivo, va in campo, mai una cosa negativa. Primo giocatore a raggiungere la doppia cifra in questa partita con 10 punti realizzati. Nel frattempo fallo di Cincerin nel duello di numeri 20 contro Darius Johnson Odom, più 2 per l'Emporio Armani, 32-30. Nel frattempo è di nuovo il momento di Drake Diner per Portannese e saranno due tiri liberi invece per Johnson Odom, che è andato a lucrare bene questo fallo su Cincerin. Lo abbiamo visto nella parte sinistra del teleschermo. Yeah, Cincia ha messo fisico un po' troppo. Johnson Odom, ma cortissimo questo tiro, cioè non sbagliate per poco, proprio appena arrivato al primo ferro, non è da lui, guarda il fisico che ha. Infatti, 1-2 per Johnson Odom. Il cambio con Abasche ritorna sul parquet, eccolo qui il numero 23 biancorosso, la seconda stagione con la maglia dell'Emporio Armani Milano. Teodor nel frattempo per Gadlock, poi in punta in Baieri, apre proprio per Abbas, serie di soluzioni che fanno andare il pallone nelle mani di Jordan Teodor, riapertura per Abbas da tre punti, il tiro completamente fuori misura e poi rimbalzo di Cremona. Sì, ma molto a sinistra, un po' lungo sul tiro. Johnson Odom sbaglia, rimbalzo contestato, poi alla fine proprio la palla nelle mani di Gaudlo che attacca a tutto campo da tre punti. Mbaye anche lui fuori misura. Olimpia che sta cercando di mettere in ritmo tutti i suoi giocatori, ancora un recupero di Milano, contropiede per Gaudlo che appoggia al tabellone, 9 per lui e vantaggio Olimpia. Quando abbiamo un break qui voglio commentare Gaudlo e il suo gioco perché mi piace. Il ritmo si sta alzando vertiginosamente come in tutte le partite dove Meo Sacchetti è in una delle due panchine. Sacchetti è uno che ha 600 loro, due libri. Allora, Godelock certamente fa tanti palleggi, boom, 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 ok, però anche e va in traffico, una foresta, una giungla, selva di braccia, eccetera, però trova sempre passaggio fuori a un compagno, ha una visione di campo, Mr. Gudelock, che veramente non tutti gli attaccanti hanno questa visione, conosciamo diversi, ok? Oh, tocca a me, solamente a me, gli altri non esistono. No, lui va dentro e se la difesa lo chiude, bene, ha tirato fuori due o tre difensori addosso a lui e trova il compagno. Questo mi piace di Gudelock. Nel frattempo invece mi sta facendo una buona impressione alla sua prima gara italiana Harry Sims, che intanto va a realizzare il suo nono punto, ma ha un ventaglio interessante di alternative: tiro dalla media, penetrazione, lotta a rimbalzo, ex NBA, ma direi che si è già abbastanza adattato. Siamo a 10 punti anche per lui e meno 12 punti, scusate, e meno 1 Cremona. E 4 su 4 liberi per un lungo, importante saper fare i tiri liberi. Più uno per l'Olimpia, 34-33, Teodor dentro, sbaglia ancora Gudaitis con il tocco a rimbalzo, il rimbalzo poi offensivo controllato, di nuovo Teodor, riapre per Mbaye, la riapertura per Gaudlo, Cassegno, troppo facile per lui, in doppia cifra l'Agen Zero milanese, 11 e Milano torna più 3. Yeah, well, Gaudlo, se qualcuno trova, penetra, trova lui con passaggio, la difesa leggermente compromessa, 36-33, Johnson Odom si butta dentro, Ruzier di nuovo per Johnson Odom, la tripla mancina fuori misura, il tocco a rimbalzo di Gudaitis che questa volta non controlla. Ma almeno era presente, niente da dire, è uno che sta lì a avere un'unghia su ogni rimbalzo, giocatore che a me piace tanto. Mitsov, altro giocatore che a me piace, rientra e Cousin, è uscito Cousin quasi subito, adesso rientra. È perché comunque Gudaitis ha giocato molto bene e
Pianigiani ha sperimentato anche Jefferson da pivot, visto che Cremona è una squadra che fondamentalmente gioca con quattro esterni, tanto che da numero 4 gioca Milburn proprio adesso in possesso di palla. Tiro fuori misura di Travis Diner, 24 secondi scaduti. Qui 24 secondi, buona difesa di Milano. Ancora Milano non solamente sta migliorando un pochettino in attacco, ma sta anche stringendo molto di più in difesa. Teodor, siamo entrati nell'ultimo minuto, circa 40 secondi al termine di questo primo tempo. Mizov si alza da tre punti, il tiro è corto, rimbalzo ancora per Johnson Odo. Milano mantiene tre punti di vantaggio. Poi Sims ci prova anche dall'arco dei tre punti, anche per lui il tiro è corto. Ultimo tiro per Milano, poi Cremona avrà qualche secondo per andare a chiudere la prima frazione. Teodor adesso con calma, Ruzierlo controlla da lontano, scusatemi, Travis Diner lo controlla da lontano, prova ad avvicinarsi, 9 secondi per andare al tiro. Teodor vuole l'iniziativa personale, poi lo scarico finisce proprio nelle mani di Travis Diner. E arriva però un fischio da parte degli arbitri. Vediamo qual è stata la chiamata. Nel frattempo c'è un time out in campo e allora il pallone poi sarà di nuovo milanese. Esatto, probabilmente un fallo andando in rimbalzo, tagliando fuori con eccesso di aggressività. Vediamo poi se il replay ci andrà in aiuto. Nel frattempo inquadrato di schiena Simone Fontecchio, unico dell'Olimpia che non è ancora entrato, oltre a Dada Pascolo che, lo ricordiamo, ha ancora i postumi dall'infortunio al ginocchio che, povero, l'ha tolto dalla nazionale il giorno prima di iniziare l'europeo, quando già era in Francia, ed è davvero, si è visto togliere questo sogno. Ah, guarda, è stato un danno per la nazionale di Ettore Messina. È un danno finora all'Olimpia di Simone Pianigiani non aver Dada Pascolo. È un giocatore estremamente positivo, uno versatile, può giocare in tre diversi ruoli, ovviamente un'ala grande più che altro, ma ala piccola o anche pivot per un attimo lo può fare, prendere rimbalzi in attacco, braccia lunghissime, mani grandissime, tiro stranissimo ma segna anche da tre, grande entrata, uso del piede perno. Giocatore che gioca con cuore e testa. Rimessa dal fondo per Milano con Gaudloc che può andare a fare l'ultimo tiro, mancano 4 secondi contro Diner, prova a inventare da 8 metri, il tiro è corto, il primo tempo finisce qui 36 a 33 per l'Emporio Armani Milano sul campo della Vanoli Cremona. Si riparte, ripresa del gioco al Pallaradi di Cremona, prima giornata di campionato di Serie A. Poi ricordiamo domenica 8 alle 20.45 Olimpia contro Varese e giovedì 12 alle 19 invece l'inizio dell'Eurolega sul campo del CSK a Mosca. Più 3 per l'Olimpia che si ripresenta con Teodor Gaudloc, Cousin, Mbaye e Mizov, ossia lo starting five iniziale del match. Di nuovo Teodor si alza da tre punti, il tiro è corto, di nuovo Drake Dina. Un po' insistito troppo sulla pick and roll, buona difesa di Cremona. Un tiro alla fine forzato, questo tiro buono. Con Portannese che inizia bene il suo secondo tempo, perfetta parità a quota 36. Non puoi sottovalutare nessuno con un tiro da tre in questi tempi. Teodor Mizov adesso vuole attaccare lui, fa saltare Portannese, la riapertura per Teodor, di nuovo Gaudloc, palleggio, arresto e tiro, step back da tre punti, poi il tap out di Cousin, nuovo possesso biancorosso, spazio proprio per Marco Cousin, da quella che è la sua mattonella arriva un canestro del più due. Oh yeah, buonissima circolazione della palla per Milano. Travis Diner, Sims molto lontano da canestro, il primo canestro prima di Marco Cousin nella partita, di nuovo Drake Diner, riapertura per Sims, ci prova anche lui dalla media, questa volta il tiro è fuori misura, il rimbalzo di Amat Mbaye che poi può aprire di nuovo nelle mani di Gaudloc, palla dentro per Cousin che lavora bene sul piede perno, poi serve Teodor, riapertura per Mbaye che fa saltare Portannese, di nuovo Teodor con tanto spazio, riapre per Gaudloc, infrazione di piede,
qui probabilmente viene fuori uno dei piccoli difetti di Theodore, che non è un tiratore puro e su questa situazione non ha molta fiducia nel suo tiro. Esatto, quindi, perché qui era completamente libero, lo rivediamo nel replay. Assolutamente dovevo tirare. Dall'altra parte però, se vogliamo prenderla come un pregio, una delle incognite della stagione è la coesistenza di due attaccanti come Theodore e Gaudloch, e qui il fatto che Theodore comunque abbia voluto passare questa palla a Gaudloch è comunque un segnale molto importante. Ottimo segno. Ha rinunciato a un'iniziativa personale per provare ad attivare quella del compagno, poi che questo non abbia portato a un canestro alla prima giornata di campionato direi che è il secondario. Nel frattempo nuovo possesso ancora dell'Olimpia proprio con Jordan Theodore, gli lascia un po' di spazio Diner, Theodore si butta dentro, l'ultimo tocco non è di nessuno se non di Jordan Theodore, dunque la rimessa è della Vanoli Cremona. Si è messo una vespaia lì, proprio una selva di braccia, guarda qui, cercate di forzare un po', ha cercato lo scarico ma non c'era nessuno dei suoi compagni. Travis Diner di nuovo, la riapertura per Milbourne, il mancino con il numero 23 va a realizzare dalla media e di nuovo parità a quota 38. E Cremona c'è, eh? Una buona squadra, è andata bene da Meo Sacchetti, quindi stanno dando veramente a Milano una partita tutta birra. Theodore contro Milbourne, poi la palla per Mbaye nell'angolo, mette a posto i piedi Vlado Mitzov, tiro corto, bravo Theodore a rimbalzo, poi lascia partire la lacrima per il più due. Molto bene, una palla vagante in aria, recuperata, tiro, ha fatto due o tre cose in un niente positivissime. Drake Diner spara dall'arco, fuori misura, rimbalzone così, Milano corre, Jordan Theodore già dall'altra parte con Mitzov che prova ad andare in avvicinamento contro Sims, vediamo se prova a sfruttare il mismatch, fa bene Vlado Mitzov perché va a pescare il fallo numero uno di Harry Sims. Hai notato Mitzov, piccola cosa per voi giovani, quando lui entra abbassa, guarda, guarda che si abbassa qui, diventa più piccolo e qui è come lo sprinter che parte dei blocchi di partenza, molto bravo, molto tecnico. Theodore vuole andare fino in fondo, ancora la riapertura per Mitzov che attacca Diner, infrazione di passi, anche qui perno che non si può modificare perché l'arresto di Mitzov era stato da fermo. Esatto, quindi lo rivediamo, guardate qua lo scarico, arresto da fermo, tre passi di arresto, tacca. Ampiamente infrazione. Mitzov fa imitazione di Fred Astaire lì e non si può. Milbourne dalla stessa posizione di prima, questa volta in Mbaye lo contesta e non gli concede il tiro, Sims col consegnato per Portanese che sbaglia completamente l'appoggio al tabellone, più due palle in mano per l'Emporio Armani che deve entrare nel ritmo di questa partita ancora, Theodore per linee esterne, di nuovo in Mbaye, Gaudloch, tanto spazio per Gaudloch, uno contro uno, c'è spazio per il suo tiro dalla media, a segno, quando vuole, Andrew Gaudloch. Ha fatto la fide del passaggio, ingannato la difesa, organizzata per il tiro in un milionesimo di secondo, 13 punti già per lui. 5 su 8 da 2 per il numero 0 biancorosso. Travis Diner con il blocco di Sims, ma vuole lavorare ancora dal palleggio, riapre proprio per Sims, vuole l'uno contro uno su Cousin, non è roba sua, non trova neanche il ferro, ma c'è nuovo rimbalzo per Cremona, non vale la tripla di Portanese perché c'è l'infrazione di 24 secondi. Molto bene la difesa di Milano, anche se Cousin ha rischiato molto il fallo, però dopo si sono riorganizzati. Sesta palla persa di Cremona, Milano ha già scollinato la doppia cifra, ma per effetto soprattutto delle sei palle perse nei primi 5 minuti del match, e adesso può essere un momento interessante per l'Olimpia, è la prima volta che è a più 4 con la palla in mano e adesso vediamo se i biancorossi riescono a mettere un po' di benzina nel loro serbatoio dei punti di vantaggio o se Cremona tornerà a riavvicinarsi. Well, finora Cremona proprio alle coste del Milano non molla un millimetro, sono veramente tenaci, veramente aggressivi e bravi, è una squadra allenata da Meo Sacchetti che ne sa fare. Theodore in cabina di regia per Milano, è entrato Ruzier per Cremona, gran lettura di Theodore per Marco Cousin che schiaccia il più 6. E bravo Cousin,
ha schiacciato velocemente due mani sicuro, niente spettacolo, boom, palla dentro. Deve valere due punti assolutamente il gesto tecnico della schiacciata, a maggior ragione in una partita punto a punto. Ruba la palla a Theodore, va fino in fondo, gira bene dietro il ferro, è a realizzare il più 8 che costringe Sacchetti a chiamare il minuto di sospensione. Bellissimo che Theodore sentiva il fiato del difensore che arrivava dietro, è andato sotto, non al lato destro dove stava entrando, al lato sinistro, una piccola rovesciata. Ecco qui, vediamo il tocco, qui, la palla rubata, vediamo. E poi la protezione con il ferro di Jordan Theodore. Una piccola rovesciata, ma questa tecnica, ok, questa lettura tecnica, un senso di orientamento molto ben fatto da Jordan Theodore. Si vede che lui, come tutti i ragazzi americani, proprio esperto da giocatore, da playground, dove ti arriva tutto, ok? Quindi molto bravo Jordan Theodore. E dove ovviamente l'atletismo la fa da padrone, e dunque è assolutamente fondamentale saper trovare anche delle contromosse. Well, io, modesto giocatore di playground, sai quante stoppate ne ho preso io? Cioè, da giocatore da playground, a Nichols School, a Oakton School, proprio Baker Park, Chandler Park, e poi a Chicago 39th and Wentworth. Non ho giocato a 61st in South Park, mi manca questo qui, però ho giocato a 39th in Wentworth, mamma mia. Non ti dico, coach, che potresti magari la prossima estate. No, non chiedermi come è andato, no. Ho detto, ho giocato, no. Ecco qui inquadrato Simone Pianigiani alla prima in Serie A con la panchina, con il vestito Armani, possiamo dire. Simone Pianigiani che ha già riportato un trofeo nella bacheca dell'Olimpia con la vittoria della Supercoppa domenica scorsa a Forlì. Il pallone per Lavanoli Cremona, il post di Milbourne che vuole attaccare Mizov, ottimo lavoro in difesa di Vlado Mizov, di nuovo l'uno contro uno di Johnson Odom, da tre punti allo scadere dei 24, l'errore, e adesso ancora Theodore a tutto campo, il belle contropiede per Amat Mbaye. Mbaye è corso bene, bellissimo passaggio di Theodore, grande lettura. Milbourne a tre punti, scheggia il ferro, coach, adesso siamo a più 10, sì, è il momento di spaccare la partita. E niente, e non niente, sono arrivati a più 10, bisogna saper gestire. 48-38 per l'Emporio Armani, Gadlock in punta contro Johnson Odom, arriva il blocco di Cousin, Gadlock prova a lavorare proprio con Cousin, bel giro di palla esterna per Mbaye che si butta ancora dentro, questa volta però non trova la misura con il canestro, e dall'altra parte vantaggio di uomini per Martin, 5 contro 4, bravo Mbaye a tornare dopo essere caduto per terra, si torna a 5 contro 5, Sims contro Cousin, e Sims è davvero un giocatore interessante. Lui è un po' forzato per la verità, però è andato dentro, nulla da dire. Mbaye 14 punti per Sims. Theodore contro Ruzier, difesa molto intensa dei giocatori di Cremona, poi il pallone buttato letteralmente via da Theodore, contropiede di Johnson Odom, canestro e fallo del giocatore che abbiamo visto anche con le maglie di Sassari e Cantù, e Cremona adesso può dimezzare quel meno 10 se Johnson Odom segna, torna a meno 5. Sì, ma Theodore ha combinato un disastro nucleare qui, ok? Quindi un passaggio forzato, palla persa in attacco, contropiede in faccia, fallo, canestro valido, tiro libero nello spazio di 3 secondi. Ci mancava solo che finisse con l'antisportivo in questo caso. Esatto, quindi coach Jordan Theodore ha avuto un 5 secondi negativo, e lui guarda con una faccia proprio torva lì e dice: so di aver sbagliato. Nel frattempo rifà capolino sul parquet Arturas Gudaitis, mentre Cremona è tornata a meno 5, 43-48 il punteggio comunque in favore dell'Olimpia, con Mizov a giocare da numero 4, si butta dentro Mizov, la palla per Gudaitis che poi viene stoppato però da Sims, vuole correre di nuovo Cremona con Martin che può andare fino in fondo, arriva il fallo della difesa biancorossa, vediamo se gli arbitri l'hanno dato sul palleggio o meno, la sensazione è proprio quella, guardate qui Theodore alla ricerca della palla sul palleggio di Calvin Martin, è rimessa laterale. Comunque in Milano abbiamo avuto più 10, vediamo la gestione, non hanno gestito bene questo pallone qui, e Simone Pianigiani
a vedere il filmato avrà un bel da dire. Niente Ricci per Sims. 48-43 il punteggio in favore delle A7 Milano. La ricezione nelle mani direttamente di Gudaitis, il tocco in difesa di Mezzov. Allora di nuovo Theodor cade per terra, però è per colpa del fallo di Michele Ruzier. Ruzier ha sbagliato la rimessa perché ha fatto il passaggio senza una finta prima. Fai finta, poi passaggio. Due finte, passaggio. O come Mike D'Antoni, sei finte e due secondi e rimessa. Rimessa dal lato per l'Olimpia, che sta utilizzando Mizov anche da numero 4 con Bertans in campo, Gaudloch e Theodor a comporre il terzetto degli esterni. Proprio Bertans con la palla, questa volta attacca dal palleggio, lo scarico per Gaudloch, mancano 6 secondi per andare al tiro, il numero 0 biancorosso attacca, il tiro completamente stoppato da Cremona, una brutta forzatura di Gaudloch, forse la prima della partita. Dentro il pallone per Martin, la stoppata di Gudaitis è giudicata fallosa. Gudaitis ha fatto, però devo dire questo, non per scusare Gudaitis perché è sbagliato, ok, però ha preso la palla con pochi secondi ancora, lui ha bisogno un pochettino più di tempo. Time out sul campo chiamato da Simone Pianigiani, con l'Olimpia che nel momento in cui era andata a più 10 si è improvvisamente fermata, e questo dovrà essere un male da cui l'Olimpia deve guarire, o soprattutto non deve portarselo dalla scorsa stagione. Oh yeah, well, i due anni precedenti parziali c'è uno di 0-24 se non sbaglio, 0-19, 0-18, 0-17, non contiamo quelle di 0-16, ma parziale terrificante. Qui bravissimo Pianigiani, quando si vede l'inizio di una cosa così, time out, blocca tutto. È cambiato lo staff tecnico, sono cambiati tantissimi giocatori, quasi ad eccezione solo del blocco italiano, e dunque una situazione che deve essere arginata subito con l'Olimpia. Coach che poi a livello di rotazioni ha delle rotazioni profondissime, perché questa sera è comunque fuori Kalnietis e Dragic che sono giocatori dello scorso anno, fuori Patrick Young, fuori Tarceschi che ha giocato nell'ultima parte dello scorso anno, fuori la Torre che quasi certamente andrà comunque in prestito da qualche altra parte, un quintetto che probabilmente a Cremona sarebbe il quintetto titolare, coach. Esatto, e anche Pascolo, tanto per dire, ok, quindi hanno bisogno veramente di avere tutti sani e tutti a posto fisicamente, però è anche questa la primissima partita in Serie A, anche se hanno giocato la Supercoppa, quindi Milano dovrebbe avere qualche piccolo vantaggio in questa partita. Sbaglia il libero Calvin Martin, secondo tiro libero per lui, questa volta a segno. Milburn, Martin, Johnson, Odom, la squadra dei Mancini. Esatto, veramente hai detto poco. Theodor, doppio pick and roll alto per lui con Mizov che si riapre subito prendendo il pick and roll con Gudaitis, il pallone per il 77 biancorosso in post, va a tirare fuori equilibrio, il rimbalzo è di Gazzotti e allora di nuovo il pallone per Milano con Ruzier, attacca uno contro uno, poi la riapertura nelle mani di Milburn e adesso prova a ricevere di nuovo il giocatore col numero 23 di Cremona che va a subire il fallo di Jordan Theodor, secondo fallo per lui. Well, qui loro cercano veramente di giocare con più passaggi e meno pick and roll un po' da parte di Cremona, qualche volta c'è ovviamente, però cercano di fare qualcosa con più circolazione della palla. Ricezione per Cremona nelle mani di Martin, adesso va a prendere la palla di nuovo Johnson Odom, il blocco di Ricci, palla proprio per lui sotto canestro, la difesa di Gudaitis, Ricci prende un tiro improbabile, l'errore, il rimbalzo in qualche modo di Ruzier non ce la fa salvare la palla che è di Milano. 44-48 il punteggio per l'Olimpia e 6-0 di parziale aperto per Cremona. Esatto, da Milano deve stare molto attento qui perché attaccato alle coste di Cremona sin dall'inizio della partita, anzi avevano un vantaggio
notevole all'inizio, okay? Quindi loro non mollano neanche un millimetro, okay? E se Milan, nessuno regalerà la partita a Milano. Milano deve prendere con le due mani. Dairis Bertans sarà il giocatore incaricato di battere la rimessa per il capitan Cinciarini, che lavora dal palleggio marcato da Michele Ruzier. Esce dai blocchi Bertans in punta, poi la ricezione cercata da Mizzov in post, la palla non gli arriva da Gudaitis. Milano prova a servire il mismatch, poi Mizzov si allarga proprio contro Ricci, arriva il pallone per Bertans, ancora la riapertura per Mizzov da tre punti, il tiro però è corto e la palla di nuovo di Cremona. Buona circolazione della palla Milano, è arrivato un discreto tiro difficile da tre punti. Sbaglia Ricci, ancora il rimbalzo di Gudaitis, in qualche modo l'apertura per Gaudlock, e allora Milano prova a correre nell'angolo, perfetto per Bertans, questa volta sbaglia, rimbalzo Gudaitis, canestro e fallo per lui. Guardate Gudaitis, hai detto, calamitato proprio le mani per la palla, cioè, li tocca con un'unghia, cioè, un polpastrello o qualcosa. Guarda qui, posizione un tipo Mason Rocca, tanto per dirci, ok? Più alto di Mason, più atletico, però una presenza in aria in attacco. Abbiamo detto dopo primo quarto di gol, zero rimbalzi in attacco per Milano. Questo ragazzo qui ne avrà sei da solo. E va a realizzare ancora il tiro libero Arturo Sgudaitis, mentre c'è un cambio per Cremona. Rientra Sims per Ricci, che ha 4 falli, 7 su 7 ai tiri liberi. Coach, va bene essere lituano, ma Gudaitis è un pivot. No. Vede che essere lituani è superiore, tipo carta mangia forbice. No, io ero andato contro Sabonis e lui non sbagliava mai i tiri liberi. Palla persa. Eccolo qua il recupero di Mizzov, e adesso c'è Cinciarini a chiamare lo schema corna basso proprio con il blocco di Gudaitis in punta. Gaudlock non riceve, è lituano di nuovo che si fa vedere per il tentativo di consegnato, poi arriva il fallo di Harry Sims. Yeah, well, Sims non si è piegato proprio sulle gambe, troppo eretto. Gudaitis si è piegato per fare un'entrata, almeno muoversi in un'entrata, e pagato. E allora ci sarà di nuovo il possesso della palla per l'Emporio Armani Milano, con Gudaitis che ha appena subito il fallo, il pallone nelle mani di Cinciarini. Gudaitis rolla, Cinciarini riapre per Bertans, palleggio, arresto e tiro Dairis Bertans, l'errore, il rimbalzo lottato da parte di Cremona. Di nuovo Johnson Odom prova ad andare fino in fondo contro Gaudlock, il canestro fallo anche di Jarius Johnson Odom. Johnson Odom è un attaccante, un piccolo torrello mancino, atleta, proprio ottimo in mani, già 9 punti, 2 su 4 da 2. L'abbiamo visto in altre squadre, come hai detto tu, è uno nato per attaccare. Tiro libero supplementare per lui, terzo fallo di Gallo, che opportunità di mantenere Cremona sempre lì a meno 4, non sfruttata, ma comunque rimane meno 5 quando mancano una quarantina di secondi al termine del terzo periodo. 51-46 per l'Emporio Armani. Ancora Gaudlock, si alza, palla dentro, Gudaitis stoppato dall'attacco dalla difesa cremonese, poi Gaudlock palleggia, arresto e tiro da 3. Sente l'odore del sangue, un errore pagato caro dalla parte Cremona. Gaudlock sveglio killer, possiamo anche trovare il soprannome dello squalo, perché mi sembra, sì, davvero che quando vede il sangue, ovviamente sportivamente parlando, azzanna assolutamente la preda. Nel frattempo, coach, 54-46 a fine terzo quarto, ultima mini pausa e poi sarà quarto periodo. L'arbitro Sabetta consegna il pallone nelle mani di Drake Diner per l'ultimo quarto di gioco
più 8 per l'Emporio Armani, che adesso deve azzannare la partita. 54 a 46 in proprio favore alla Palaradi di Cremona, con Gazzotti che gestisce il primo attacco della Vanoli. Grande circolazione di palla, ma grande difesa anche di Milano. Poi Milburg sbaglia da 3, rimbalzo Drake Diner, fallo in questo caso di Gaudlock. Non è una buona notizia perché è il quarto fallo. Prima però la buona notizia è stata che dopo quella grande circolazione di palla della Vanoli, Gudaitis ha tenuto senza problemi il palleggio di Drake Diner. Questa è una nota interessante anche in ottica Eurolega. Gudaitis, sono già molto molto impressionato favorevolmente. Gudaitis, giocatore che a me piace, e anche Bertans, devo dire, ok, sono un giocatore, ma Gudaitis è una cosa veramente eccezionale. Positivo, positivo, positivo. Rimessa per Cremona, il quarto fallo di Gaudlock è una pessima notizia per Milano. Tra l'altro sfortunato in questo caso il numero 0 biancorosso, perché si trovava lì, però obiettivamente, anche se involontario, quello era fallo in tutto e per tutto. Nel frattempo Travis Diner prova a sbloccarsi, sbaglia ancora dall'arco, non ha ancora segnato ma ha già distribuito 4 assist per la sua formazione al suo rientro nel campionato italiano. Theodor riapre proprio per Dairis Bertans, contro lui Johnson Odom, il blocco di Gudaitis, la riapertura per Mitzov che prende la linea di fondo, tiene il pareggio aperto, perdonate che è Cinciarini, tiro fuori equilibrio del Cincia allo scadere dei 24 secondi. Specialità della casa Cinciarini, step back e stair climber, salendo la scala con un ginocchio alzato, molto bello il canestro di Cinciarini da 3. Il nuovo più 10 di Milano dopo che Cremona ha sbagliato anche questo tiro da 3 punti. 56 a 46. Cremona prima è rientrata fino a meno 4. Vediamo adesso Dairis Bertans per il più 12. Timeout Sacchetti, perché la difesa è un po' saltata. Momento sì di Cincia, ha fatto quel canestro lì e poi ha preso un rimbalzo difensivo. Sì, Cincia mette 93, ok, cioè, non è un piccolo piccolo, cioè, ottimo rimbalzista, e non abbiamo visto questa sera, ma anche un ottimo rimbalzista in attacco. Quante volte abbiamo visto Cincia in traffico, non si sa come, perché magari il suo uomo lo dimentica un attimo, playmaker non abituato a tagliare fuori. Cincia, abituato a dare rimbalzo, lo piglia e le fa pagare. E ancora qui i giocatori biancorossi sulle panchine del Palaradi ad ascoltare il timeout. Dall'altra parte ovviamente c'è Meo Sacchetti a parlottare con i suoi, esordio sulla panca di Cremona, lui che l'anno scorso era proprio l'allenatore di Mbaye in quel di Brindisi. Brindisi, sì. Meo è un allenatore veramente, fatto diverse esperienze. Poi io l'ho nato contro lui quando giocava, lui era Torino quando io allenavo la Virtus Bologna, poi a Varese, anche Torino, anche Varese quando allenavo l'Olimpia Milano. Eccolo qui il canestro, lo scadere dei 24 secondi di Cinciarini e poi la penetrazione fino al ferro di Dairis Bertans. Olimpia che adesso allunga sul più 12, massimo vantaggio della serata al Palaradi. Per Milano il pallone recuperato dall'Olimpia, anzi no, ritorna a essere per Cremona, ma quasi recuperato da Mbaye, e questo comunque è un buon segnale. Una buona presenza Mbaye. Rimessa per la Vanoli, affidata a Travis Diner. Serie di blocchi per andare a liberare Johnson Odom, arriva un fallo però chiamato a Dairis Bertans proprio sulla rimessa. Cercando di anticipare aggressivamente qualche contatto non permesso, troppo proprio davanti all'arbitro, l'arbitro era lì davanti a Pianeggiani, l'arbitro. Rimessa dal fondo adesso sempre nelle mani di Travis Diner, deve andare lontano da canestro a servire Sims in una situazione di sicurezza, poi va a prendere il consegnato, il blocco alto di Sims, prende la penetrazione a sinistra, poi il jump di Harry Sims dalla media a segno. Giocatore, lo ripeto, molto interessante, molto interessante. E all'inizio non voleva tirarlo, sono libero, devo tirare, canestro. Anche perché, francamente, mi sento di dire molto interessante, perché può solo migliorare visto che è la sua primissima partita in Italia. Nel frattempo qui sporca anche la palla di Gudaitis e la rimessa di Cremona. Peccato, perché Gudaitis è andato in traffico a ricevere un passaggio e
doveva tenerlo in mano ovviamente, però quasi l'ha fatto. Lui non ha paura dei contatti, ok? Questo mi piace molto, anzi li sfrutta. Travis Diner di nuovo in cabina di regia per la formazione biancazzurra con il suo cugino Drake che riceve, poi va a servire Sims molto lontano da canestro, adesso fronteggia ancora il jump dalla media, l'errore, rimbalzo di Cinciarini, Milano corre, c'è già Bertans dall'altro lato, Cinciarini si scusa ma non lo serve e va a mettere a posto i compagni con il doppio piccherolo alto, ecco qui proprio la palla per Bertans che palleggia, si butta dentro, appoggia al tabellone e quando sei un tiratore rispettato, ovvio che poi si aprono anche gli spazi in penetrazione perché la difesa non può fare tutto. No, e lui ha fatto finta di fare il resto, poi è entrata, grande movimento plastico, come si dice, cioè veramente grande coordinazione, tempismo, estensione piena, veramente fatto bene da esperto. Due triple e due penetrazioni, no, giocatore davvero di un'intelligenza sopraffina. Sì, mi piace moltissimo. Come tante volte succede in Lituania e in Lettonia, nei paesi baltici, deve esserci un'aria che porta a fare qualche lettura in più di pallacanestro. Poi un giorno ci spiegheranno perché invece gli estoni non sono così, perché poi alla fine la zona è sempre quella. Ma torniamo in cronaca diretta, il pallone per Sims, da tre punti Ruzier a segno. Ruzier ha fatto pagare. Dopo parlo di Baltica quando allenavo contro Milano, contro Kaunas. Eh sì, e poi per dar quel a Cesare quel che è di Cesare, ricordiamo che un giocatore estone che ha vinto anche lo scudetto con l'Olimpia c'è, ossia Christian Kangur, però francamente è uno dei pochissimi che mi viene in mente di giocatore di alto livello dell'Estonia. Qui invece il fallo subito da Gudaitis dopo il rimbalzo offensivo sotto canestro da Harry Sims, perché lui c'è sempre. La serata, poi io sono da Chicago dove freddo in inverno ce n'è, però il freddo più freddo che abbia mai sentito a Kaunas, sono andato fuori a cena con tutti, con Flavio Vanetti del Corriere della Sera, e ci siamo persi per strada e l'albergo non si poteva. Allora, io ho detto, Vanetti, ti dico questo, se giriamo al prossimo angolo e non vedo l'albergo, busso la prima porta che vedo, dico Amerikanski o un freddo della incredibile, ok? Abbiamo visto l'albergo, ma eravamo a 30 secondi dal limite della sopportazione umana. Che coach, quando è successo negli anni 80, mentre Ruzier segna ancora, non era proprio il massimo andare a dire di essere americani in Unione Sovietica. No. Ma qua è il caso di tornare a concentrarsi, perché Cremona è tornata a meno 6, 54-60 con le due triple di Ruzier, c'è ancora vita a 6 minuti dalla fine, partita interessante che l'Olimpia non riesce a spaccare. Ma finora proprio, ma merito di Cremona, che veramente devo dire che Sacchetti gli ha dato un'ottima mentalità, come hanno tutte le sue squadre, anche Brindisi l'anno scorso, anche Sassari, anche quando allenavano le serie minori, squadre note per veramente una mentalità di applicazione mentale. Teodor, riapertura per il tiro a tre punti Cinciarini, l'errore, l'ultimo tocco a rimbalzo però è di Cremona, dunque nuova occasione per Milano, importante. Importante per, ovviamente per Cremona, loro mangiano le dita perché potevano benissimo strappare questa palla e avere la possibilità di segnare, ma qui Milano ha la possibilità, lei, di fare qualcosa, Vladimir Mitrov rientra e farà lui la rimessa da fondo. Eccolo qui con la palla ricevuta da Gudaitis e poi Teodor, la grande pressione di Drake Diner, secondo gli arbitri però è fallosa e dunque il pallone è ancora dell'Olimpia. Però Teodor doveva stare molto più attento, ha subito un po', guarda qui, non controlla la palla. Secondo me è fallosa ma non troppo onestamente. No, francamente, cioè, io avrei, Teodor deve stare molto attento, io come arbitro avrei lasciato andare. E sarebbe stato un recupero interessante di Cremona che avrebbe recuperato ulteriormente nel punteggio. Ancora Teodor prova a fare lo split sul pick and roll, arriva ancora una chiamata, in questo caso il pallone è ancora dell'Olimpia, qui è solo infrazione di piede, però la palla è biancorossa. Teodor ha cercato di fare un tunnel, rischiato ancora, non rischiare, sei un playmaker.
Ancora Theodor, ancora il blocco di Gudaitis, il palleggio insistito del giocatore con passaporto macedone che poi alza la parabola, rimbalzo di Portannese, vuole correre in questo caso il giocatore della Vanoli. Theodor in questo caso per la prima volta dopo 35 minuti sta andando un po' fuori controllo. Yeah, esatto, quindi adesso vediamo la disciplina di Milano in questi ultimi 6 minuti della partita più o meno. 5:47 per l'esattezza, appena perso la palla Cremona per una violazione di passi e allora di nuovo il possesso biancorosso con 6 punti di vantaggio, 60-54, 5:45 al termine qui al Palaradi, di nuovo la ricezione di Bertans, molto alto, si riapre per Mitzov nell'angolo da 3 punti, killer. Vladimir Mitzov. Killer Mitzov, perché c'è proprio... E dai a lui quella palla lì, magari sbaglia due tiri precedenti, ma quella lì non lo sbaglia. 1 su 6 dall'arco, aveva sbagliato i 5 tiri precedenti, ma questo, coach, era più importante. Ma guarda, e questo è lui, questo è lui. Io mi ricordo la parola di Mike D'Antonio, dopo del racconto di Mike. E torniamo qua in cronaca diretta con Ruzier, ancora vuole andare fino in fondo, gran scarico per la corrente Giampaolo Ricci. È lì Cremona, non vuole mollare, 56-63. No, no, assolutamente, loro sono in partita sempre gli ultimi 5 minuti più o meno e non vogliono mollare nulla. Lui qui. Fallo di Ruzier. Racconto veloce di Mike D'Antoni, forse il mio ultimo anno lì, 86-87, a Livorno contro Alibert, 0 su 9 al tiro in tutta la partita, 0 punti Mike. Pari, ultimo tiro noi da 3 punti, ciuf, canestro, cioè uno facile. Quindi questi giocatori hanno queste qualità. Intanto richiamo per coach Meo Sacchetti, che come vedete non gradisce per niente né il richiamo né le chiamate precedenti degli arbitri. Theodor si butta dentro nell'angolo, Bertans è troppo facile per lui. Tyrese Bertans, penetrazione, spazi fra il giocatore, uomo libero all'angolo, deciso. Prima Mitzov, poi Bertans, Milano ritrova i 10 punti di vantaggio, 6-6-5-6, è il momento di provare a chiuderla con Theodor, con il rischio anche di perdere il pallone, la lettura, la palla dentro per Mitzov, ancora a segno, Vladimir Mitzov, timeout Cremona, 8-0 di parziale Milano. Sì, Mitzov è questo qui, un giocatore del quarto quarto, anzi... degli ultimi 5 minuti del quarto quarto della partita, poche parole, un giocatore che ha questo istinto, come hai detto tu, proprio come uno squalo, come un avvoltoio, cioè questo momento di veramente prendere mano a tutto. 68-56 per l'Olimpia, il parziale corretto è di 8-2 perché comunque c'era stato il canestro di Ricci, ma buon segnale di Milano che nel momento in cui doveva chiudere la partita ha cambiato marcia. Non è ancora finito ovviamente, no. Circa 4 minuti alla fine, 4:31, lo leggete là sul cronometro sopra la testa di Sacchetti, però più 12 è un buon più 12. Più 12, soffertissimo, ok, perché Cremona ha difeso sin dall'inizio, ogni singola cosa per Milano resa molto difficile, quindi per questo il numero di palle perse, anche perché è l'apertura del campionato, ok, ci sono diversi motivi, però buonissimo rendimento da parte di Cremona. Il pallone per la Vanoli Cremona, 68-56 il punteggio in favore dell'Emporio Armani. Ruzier tiene il palleggio aperto, riapre per Milborn, la ricezione di nuovo per Drake Diner, tiene il palleggio aperto e poi arriva il fallo di Bertans che poi si tiene il volto per il colpo subito da Sims, ma mi sento di dire che comunque il fischio è corretto perché qui Bertans per salire sul pick and roll è andato a sbattere su Drake Diner, yeah. E qua semplicemente perché il blocco di Sims è stato perfetto. Esatto, niente da dire, un ottimo blocco. Eccolo qui a ricevere nel cuore dell'area Harry Sims con un grande roll, presa sempre più interessante, mi sento di dire, fino alla fine della partita di Cremona. Molto positiva la sua partita, 18 punti, 7 su 16, non è
perfetto, però qui deraglia Bertans completamente. Sì, Bertans ha forzato l'entrata, ha pagato caro. Nell'angolo però deraglia anche Cremona, che restituisce il favore a Milano. Assolutamente, forzatura, alza la mano per dire poi ho sbagliato io. Calvin Martin al suo esordio nel campionato di Serie A, più 10 per l'Emporio Armani, 3.40 da giocare per la formazione di Darius Bertans. Sarà lui che riaprirà il possesso dei biancorossi con la rimessa proprio affidata nelle mani di Jordan Theodore in cabina di regia contro Ruzier. Tiene il palleggio aperto, ancora il blocco. Bravo. Di Gudaitis, e poi Bertans, di nuovo il blocco del lituano che corre in ogni dove, spazio per il tiro di Mbaye, fuori misura, ma altra dote importante di Gudaitis, coach, questo corre, taglia, riblocca, risale, riblocca di nuovo, rifà il roll, questa è una dote importante. È un giocatore duttilissimo. Qui. Buona circolazione di Milano della palla, l'ultima azione, buon tiro, non è andata dentro, niente da dire. E qui, come prima lo avevamo detto di Johnson Odom, qui c'è tanto cuoio anche per Jordan Theodore. Certo, esatto, quindi il tiro è uscito dal campo, quindi rimessa Cremona. Palla importantissima per loro, perché il cronometro nemico di Cremona. 68-58, 3 minuti e poco più al termine del match. Rimessa dal fondo nelle mani di Ruzier. Milano in campo con Theodore, Gaudlock, Gudaitis, Bertans e Mitzov. Dunque ancora con la variante di Mitzov da numero 4. Dall'altra parte Sims, Milburn, Drake Diner, Michele Ruzier. E dopo aspettiamo l'ultima inquadratura per andare a vedere il quinto giocatore della Vanoli, proprio lì su in alto, Calvin Martin, che riceve in questo momento la riapertura di nuovo per Ruzier. Palleggio, arresto e tiro, arcobaleno errato, rimbalzo Gaudlock. Ruzier aveva paura della schiaffo in faccia, ha affrettato il tiro, prende lo schiaffo in faccia, però tira. Theodore per Mitzov, ancora uno contro uno di Mitzov, fa saltare Milburn, il jump questa volta è corto, Gudaitis, e chi se no a rimbalzo offensivo appoggia, questa volta con l'errore. Poteva far canestro, ma però mano giusta, la mano esterna, mano sinistra, Johnson Olam sbaglia. E dunque di nuovo il possesso per Milano con 2 minuti e 40 da giocare, ancora un più 10 da gestire per i biancorossi, con Theodore sbagliano. Ancora Gudaitis, ma è troppo facile, coach. Poi è vero, adesso non è andato a segnare e lancia il contropiede di Cremona, ma Gudaitis è sempre lì. Nel frattempo Pianeggiani non ci sta, time out sul più 8. E Gudaitis ha sbagliato qualche conclusione, perché era molto sotto il canestro, qualche tiro deviato, stoppato se vogliamo dire, però c'è assolutamente. Pianeggiani si arrabbia un po' con i suoi che hanno mollato a livello di attenzione nell'ultimo paio di azioni. 68-60 per Milano, poco più di 2 minuti al termine, gara ben indirizzata, non conclusa ma ben indirizzata. Sì, Milano ha più gestito questa partita che spaccato, okay? Quindi Pianeggiani a lui vuole vedere, direi che non ha gradito, coach, guardatelo. No. Lui è un coach, e questa è la sua grande qualità, esigente. L'abbiamo visto con Siena, l'abbiamo visto con la nazionale, ovviamente non l'ho visto io con Apoel Gerusalemme, ma mi immagino la stessa identica cosa. Quindi lui vuole vedere le cose fatte bene, come si deve. Primo lavoro del coach, essere esigente. Qui la schiacciata che ha obbligato Cremona. Scusate, questa è la schiacciata che ha obbligato Pianeggiani a chiamare time out, quella precedente di Sims, questa di Milburn. 60-68, c'è ancora partita qui al Palaradi quando mancano 2 minuti e 20 secondi. Il pallone
per Dairis Bertans, il consegnato nelle mani di Gawlock, cambia in difesa Cremona, ancora i biancorossi con Bertans, la penetrazione fino in fondo, va a subire fallo Dairis Bertans. Forse Bertans voleva schiacciare, ha messo la palla con una mano, vai con due mani, Dairis, vedrà che va meglio, oppure vai sotto la finta, aveva il difensore alla sua mercé qui, poteva far finta e farlo saltare. Fallo di Milburn. Sì, comunque due libri, buona entrata, niente da dire. Il giocatore ragazzi abbia fatto una buona impressione. Segna il tiro libero, punto numero 14 per Dairis Bertans, che entrando dalla panchina ha dimostrato anche doti di microwave, forno a microonde, come si suol dire nel mondo NBA. Assolutamente, e poi non è facile fare questo, entrare dalla panchina e dare un contributo. Bravissimo lui. Lui come Gudaitis, altro giocatore che ha dato tantissimo entrando dalla panchina. Nel frattempo dall'angolo il tiro sbagliato di Cremona, più 10 di nuovo di Milano, ultimi due minuti di gioco, 1.50 per la precisione, con Theodor che può andare a chiudere la partita con questo possesso probabilmente. Ancora Dairis Bertans, tiene il palleggio aperto, cerca e trova Gawlock contro Johnson Odomi, blocco di Gudaitis, può rollare in questo momento il lituano, ancora Gawlock contro Johnson Odom, tiene il palleggio aperto, si gira, va fino in fondo, alza la parabola, ma sono scaduti i 24 secondi. Un po' troppo tempo, quando Gudaitis prende la palla negli ultimi 6, 7, 8 secondi e fa diversi palleggi, il tempo scade e finisce qualche volta con un tiro difficile. Johnson Odom in cabina di regia per la sua formazione, che bravo Vlado Mizov, ruba palla, contropiede, più 12, la chiude qui. Il killer della situazione. 7 punti negli ultimi 5 minuti. È un giocatore positivissimo. Milburn fino in fondo, alza la parabola, ancora un errore, ancora Gudaitis a rimbalzo, sbraccia in ogni dove, subisce fallo Arturas Gudaitis. Veramente un giocatore super positivo. In lunetta con due tiri liberi, il numero 77 biancorosso. Appena visto 77, mi sembrava 11 all'inizio, ok, detto, qualcuno deve dire a lui che porta la divisa di Meneghin, il numero di Meneghin, ok, invece no, 77. Eccolo qui in lunetta a realizzare ancora dalla lunetta. Well, un giocatore veramente mi ha fatto una grandissima impressione e qualche conclusione, se non sbaglio qualche conclusione, questa sera fa 30 punti, eh? Sì, assolutamente. 25, vai. Sì, assolutamente. Davvero una prova di altissimo livello di Gudaitis, che poi quando fa i tiri liberi fa questo stranissimo movimento con le spalle, che vi invito ad andare a controllare la prossima volta che andrà in lunetta. Quasi una sorta di shake. Bisognerà capire se è un gesto scaramantico o meno. Nel frattempo 9 su 11 dalla lunetta per lui. Il tiro sbagliato da parte di Cremona, più 14 per l'Olimpia, 40 secondi al termine. Ultimo attacco per Milano. Well, Milano la partita in mano, MVP Gudaitis, non ho nessunissimo dubbio su questo qui. Mister ovunque. Eccolo qua, con la schiacciata, 17° punto, più 17 rimbalzi, mamma una mia. doppia, mica male per lui, coach. Tremendo, veramente un giocatore, veramente MVP in ogni senso della parola. Poi anche la buona difesa. Ultimo attacco per Cremona che sbaglia con Sims, eccolo qui l'ultimo rimbalzo di Gudaitis. Finisce qui la prima giornata di campionato con Milano vittoriosa 76-60 sul parquet del Palaradi di Cremona. Ricordo i prossimi appuntamenti: domenica 8 ottobre alle 20.45 al Forum di Assago contro la Open Job Metis Varese, giovedì 12 esordio in Eurolega alle 19 sul campo del CSKA a Mosca. Per questa sera davvero tutto, una buona serata da Sandro Pugliese e da Coach Dan Peterson.